Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo del caso migranti a Moscufo con l'arrivo di 50 persone sbarcate a Lampedusa e approdate nel centro di accoglienza di Moscufo. Poi 7 di loro sono risultate positive, persone tra cui ci sono anche dei bambini. Noi andiamo in diretta proprio da Moscufo, dove vedete il nostro Giuseppe Dintino in collegamento con il presidente della provincia di Pescara e sindaco di Colle Corvino, Antonio Zaffiri, che ringrazio e saluto. Provincia di Pescara che, lo ricordiamo, è stata la più colpita in Abruzzo dall'emergenza coronavirus, anche perché chiaramente c'è Pescara che ha una grande densità abitativa con la sua area metropolitana, ma in provincia di Pescara c'è anche stata la zona rossa. Tutto questo per dire che, insomma, la preoccupazione, Giuseppe, c'è stata a Moscufo e dintorni per l'arrivo di questi migranti poi risultati positivi. A te. Buon pomeriggio, siamo a Moscufo, esatto, come dicevi, siamo qui davanti al CAS, il centro d'accoglienza, lo vedete alle nostre spalle. Qui sabato sono arrivati 50 cittadini extracomunitari, 50 migranti provenienti dall'Africa subsahariana, e di questi 7 sarebbero positivi al Covid-19, adesso si sta attendendo l'esito di un secondo tampone. Allora, prima di parlare di questo, che è sicuramente il tema caldo al centro delle cronache regionali e non solo di questa settimana, prima di parlarne col presidente della provincia Antonio Zaffiri, ascoltiamo le parole del sindaco di Moscufo De Collibus, che ci introduce al tema. Prego dalla regia. Attualmente sono stato al CAS con la ASL di Pescara, col dottor Polidoro, che sta svolgendo un controllo per tutti quelli che sono ospiti nella struttura, che stanno facendo misurazione della temperatura corporea e tutto ciò che riguarda il controllo. Domattina mi ha garantito che saranno effettuati altri tamponi a tutti. Le forze dell'ordine sono presenti, nessuno si può avvicinare alla struttura e nessuno può uscire dalla struttura. E le persone che lavorano lì dentro sono ben dotate di tutto ciò che può essere utile per salvaguardare anche loro. La ASL sta effettuando tanti controlli e domani saranno risottoposti tutti al tampone, anche chi ci lavora. Su 50 migranti, 7 sono risultati positivi, tra loro anche bambini. Così ci hanno detto ieri, abbiamo fatto un tavolo alla prefettura, sono emersi 7 positivi e con la presenza di qualche bambino di 2 anni. Il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri aveva proposto adesso di dover fare i tamponi a tutta quanta la popolazione di Moscufo, lei che ne pensa? Ma io penso che sarebbe un eccesso, in quanto questi non hanno avuto contatti in nessun modo con il paese e con la popolazione di Moscufo da quando sono arrivati. Poi se la ASL decide di effettuare un controllo, ben venga, perché io sono pure più sicuro se la popolazione è sicura. Presidente, come ricordava Alfredo prima ante da studio, quella di Pescara è stata la provincia più colpita d'Abruzzo per quanto riguarda l'emergenza Covid, per diversi motivi, in primis quello della densità abitativa. Adesso questa questione dei migranti sta suscitando un po' di polemiche, un po' di preoccupazione, ma possiamo dire che la situazione è sotto controllo? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie. Certo c'è preoccupazione perché la zona rossa in provincia di Pescara è a qualche chilometro da questa zona e quindi c'è preoccupazione, come lo è stata all'inizio, e adesso le persone sono preoccupate, però le dobbiamo anche tranquillizzare le persone. Come diceva e ricordava prima il sindaco di Moscufo, la zona è presidiata H24, non possono uscire, le persone che hanno contatto con loro hanno dei presidi professionali, e tutto questo ci può tra virgolette tranquillizzare sotto questo profilo. Però io vorrei dire anche un'altra cosa, se mi permettete e se mi consentite. Non si può, c'è molta approssimazione. Innanzitutto questi migranti quando partono devono essere i tamponi effettuati nel luogo dove arrivano prima di smistarli. E non si possono portare dei migranti vicino a una ex zona rossa e in una struttura che vediamo alle nostre spalle dove ci sono 50 persone
In una normalità non è consentito 50 persone, oggi sì, perché loro sono migranti. Mi dispiace per i ragazzi, ci mancherebbe, però lo Stato deve essere più vigile, deve dare più sicurezza alle popolazioni e alla popolazione in questo caso. Ecco perché infatti queste sono persone che nella maggior parte dei casi vengono dall'Africa subsahariana, hanno dovuto attraversare prima il deserto, per arrivare qui, parlavo poco fa ovviamente dal balcone, dalla distanza di sicurezza con un ragazzo che mi raccontava che ha impiegato 3 anni per arrivare qui e noi tutt'oggi non siamo in grado di dire se mai fossero positivi a che punto, a che tappa di questo tragitto abbiano contagiato il virus oppure no. E mi ricollego a quello che diceva sulla questione sicurezza, perché noi qui abbiamo trovato nel recinto una pattuglia dei carabinieri e una pattuglia della Polizia di Stato a presidiare la zona, ad assicurarsi che nessuno entri e nessuno esca. Allora quella richiesta che era arrivata dal Presidente del Consiglio regionale Sospiri di fare i tamponi a tappeto su tutta Moscufo è forse un po' esagerata? Questo deciderà la ASL, decideranno in regione cosa fare. Per noi dobbiamo garantire la tranquillità e dobbiamo garantire la sicurezza ai cittadini, perché non dobbiamo esagitare gli animi nella maniera più assoluta, perché lo Stato in questo pecca e lo dobbiamo dire, cioè se arrivano delle persone sotto il profilo umano dispiace a tutti, a noi in primis sotto il profilo umano, perché dopo 3 anni di cammino e di viaggio bisogna dare anche accoglierli, però lo Stato non può spostare dei migranti e poi effettuare il tampone. Il tampone si effettua all'inizio e una volta visto lo stato di salute di queste persone si decide dove portarle. Sicuramente non vicino alla zona rossa e sicuramente non a 10 metri, a 15 metri da altre civili abitazioni. Questo non è possibile perché ci saranno dei CAS su tutto il territorio nazionale italiano che magari sono più isolati e non hanno avuto problemi con il Covid-19, si poteva trovare un'altra soluzione. Allora, prima di lasciare la parola ad Alfredo Primanti da studio per eventuali interventi, per completezza di notizia, diciamo che tra queste 7 persone che potrebbero essere positive ci sarebbero anche dei bambini. I bambini all'interno della struttura sono molti, più di 10, più quindi di un quinto rispetto al numero totale delle persone ospitate qui. Allora, Alfredo, linea a te. Sì, io volevo riallacciarmi un po' al discorso che faceva Zaffiri in precedenza e la mia domanda è di ordine un po' più generale, perché chiaramente adesso l'attenzione mediatica ma anche politica è sulla questione migranti, che è una questione antica e che è chiaramente anche di difficile gestione soprattutto per gli enti locali, però dobbiamo anche dire che siccome siamo nel mese di agosto e tante persone rientrano, non c'è solo il problema migranti per quanto riguarda il Covid, ma anche bisogna tenere monitorate, a mio avviso, le persone che rientrano dagli altri luoghi fuori dall'Italia, perché possono essere anche queste fonte di contagio. Non so se è d'accordo, Zaffiri. Certo, direttore, sono d'accordissimo in questo, sono proprio d'accordo, perché non c'è, manca quel filtro. Cioè si responsabilizza dicendo alle persone se tu rientri dalla Germania devi comunicare. Ma quante persone comunicano? Se noi, se i miei colleghi sindaci non siamo attenti sul territorio a vigilare, e poi ritorna tutto in capo ai sindaci perché noi dobbiamo essere l'ultimo anello, noi dobbiamo vigilare, dobbiamo comunicare noi, dobbiamo dire noi a queste persone: avete comunicato alla ASL che siete rientrati dall'estero, da un'altra nazione, addirittura anche dall'altra regione? Ma non c'è controllo, non c'è filtro. Se noi vediamo qualcuno che rientra, facciamo l'esempio della Germania, in bocca all'autostrada, dove si ferma? Che cosa fa durante il percorso? Non c'è tracciabilità e in questo dobbiamo essere attenti. Non è il capro espiatorio il migrante, poveretti come dicevo prima, ma è tutto il sistema che c'è poco controllo. Stiamo allentando troppo la morsa e alzando troppo l'attenzione.
dobbiamo alzare troppo, dobbiamo alzare l'attenzione. Anche perché, e concludo, e poi ti ridò la linea Giuseppe, paradossalmente i migranti sono molto più controllati perché, come abbiamo visto, i tamponi poi vengono effettuati e le persone invece che rientrano, diciamo comunitarie, che circolano all'interno della Unione Europea e purtroppo non solo, anche quelle che arrivano da fuori con gli aerei ad esempio, magari lo sono meno. Certo, dobbiamo aumentare i controlli e sicuramente la cosa che chiediamo in questo momento. Io vi ringrazio, direttore, per la possibilità che mi avete dato. Grazie. Allora, in conclusione, lo abbiamo già detto, quello dei migranti è un tema anche d'occasione per lo scontro politico. Noi siamo andati a Moscufo ad ascoltare qualche cittadino, abbiamo visto qual è un po' l'umore nella cittadina in provincia di Pescara e se effettivamente è percepita questa paura. Allora, ascoltiamo qualche cittadino e poi possiamo salutarci. Prego. Grazie. Cose da commentare, perché è una cosa più grande di noi che non possiamo gestire. Ma lei è preoccupata, paura? Io mi tengo a debita distanza, come vede, con le mascherine e poi bisogna sopravvivere, andare avanti, quindi facciamo tutto quello che dobbiamo fare. Io mi rimetto sempre al buon Dio, speriamo bene. E sa che sono arrivati, c'è stata qualche polemica perché sono 50 migranti al CAS? Dai miei figli sono a CAS, però io non mi sono interessata, non lo so. Quindi immagino non è nemmeno preoccupata? No, per me, assolutamente. Nessun problema? No, assolutamente, anzi, fanno bene a portarlo un po' per parte perché dove lo metto? Dopo ci sta Salvini che fa tutte le stupidaggini. Comunque ci sono già dei focolai in Italia, anche non per colpa dei migranti, quindi i migranti, cioè, secondo me sono più un modo per, cioè, sono più strumentalizzati che comunque un vero pericolo, insomma. Quello che abbiamo potuto constatare in questa mattinata a Moscufo è che non c'è tutto questo allarmismo che spaventa le persone. In conclusione, cosa si sente di dire agli abitanti di Moscufo? No, quello che ho detto prima è quello che ha detto anche il sindaco, che qui la zona è sorvegliata, non hanno contatti con l'esterno, chiunque entra per garantire loro i servizi hanno le protezioni, diciamo, sono in sicurezza. Quindi noi sotto due profili dobbiamo valutare: uno, tranquillizzare i cittadini e rimanere con i nervi saldi ed essere tranquilli; l'altro aspetto è quello che sottolineavo prima, cioè va valutato a monte. Se vediamo che chi arriva ha delle problematiche di salute, bisogna trovare un luogo adatto per ricevere queste persone. Grazie al Presidente della provincia di Pescara, Antonio Zaffiri. Da Moscufo per il momento è tutto. Linea allo studio. Grazie a Giuseppe Dintino e ad Antonio Zaffiri. Noi proseguiamo il nostro telegiornale continuando a parlare di coronavirus, perché sono disponibili i dati dei test di sieroprevalenza. Abruzzo un punto sotto la media nazionale nell'indagine che è stata condotta dalla Croce Rossa Italiana e poi analizzata da Istat sulla diffusione del Covid-19 nella popolazione italiana. I dati confermano anche la netta differenza tra nord e sud nella diffusione dell'epidemia. Vediamo il servizio di Luca Pulsoni. 1.482.000 persone hanno contratto il Covid-19 in Italia, pari al 2,5% dell'intera popolazione. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istat sull'indagine di sieroprevalenza portata avanti dal Ministero della Salute e Croce Rossa sulla diffusione del virus. L'indagine, avviata il 25 maggio scorso ed effettuata tramite test sierologici, ha evidenziato un numero di contagi 6 volte superiore a quelli registrati durante la pandemia. Sono stati oltre 64.000 i test dell'indagine di sieroprevalenza su SARS-CoV-2 effettuati dal 25 maggio al 15 luglio. Questo e gli altri dati emersi ci confermano che la prudenza e le misure di contenimento adottate dal governo e i comportamenti corretti dei cittadini hanno limitato la diffusione del contagio, ha dichiarato il ministro della Salute Roberto Speranza. Lombardia al primo posto per numero di persone positive al virus, pari al 7,5% della popolazione, mentre tutte le regioni del sud sono al di sotto dell'1%. In Abruzzo l'1,5%
1% della popolazione ha contratto il Covid, dato che si assesta un punto percentuale sotto la media nazionale. Il dato più eclatante, quello che emerge con maggiore forza, è quello di una differenza territoriale molto significativa. È evidente che ci sono state aree del territorio che hanno pagato un prezzo molto molto più alto e aree che invece siamo riusciti a salvaguardare. Ecco, io penso che questo dobbiamo tenerlo ben presente e considerarlo un monito e una lezione. Le misure dure, rigorose che il governo nazionale e i governi regionali hanno messo in campo e i comportamenti corretti degli italiani hanno evitato che il virus si diffondesse in maniera larga e significativa in tutto il territorio nazionale. L'incidenza è straordinariamente diversificata nelle aree territoriali, addirittura all'interno della stessa regione. Provo a offrirvi una riflessione nel merito. A fronte del 24% di Bergamo, due province confinanti che sono Como e Lecco sono nell'ordine del 3-5%, quindi questo vi dà già un'idea della straordinaria variabilità non solo interregionale ma anche intraregionale. Poi, come vi ha detto la dottoressa Sabatini, sia Cremona sia Piacenza sono le altre due province del paese che hanno un tasso di sieroprevalenza superiore al 10%, tutte le altre sono significativamente inferiori, in particolare nelle regioni meridionali e insulari del paese. Voltiamo pagina. È aumentato lo spiegamento di forze a terra e nel cielo per contrastare gli incendi che stanno divampando nei dintorni dell'Aquila e che ormai bruciano da 6 giorni. In particolare il fronte più preoccupante è quello che si sta avvicinando dal Monte Appettino, popoloso quartiere con il centro abitato che dista in linea d'aria circa 200 metri. È pronto il piano di evacuazione, anche se non si esclude l'arrivo della pioggia che possa sostenere le operazioni di spegnimento. Dalle 6 di questa mattina, orario di ripresa delle operazioni, ci sono un Canadair in più, i vigili del fuoco sono passati da 80 a 100, mentre complessivamente gli uomini che stanno lavorando sono circa 300. La notte è trascorsa con la preoccupazione e la paura che hanno indotto molte persone a riversarsi nelle strade di Pettino, perché appunto le fiamme si sono avvicinate molto. Secondo quanto si è appreso, sotto controllo sono i roghi nella frazione aquilana di Cansatessa e in quella più lontana di Arischia. Sempre su questo argomento, al momento non ci sono situazioni di pericolo per la popolazione, afferma il comando generale dei vigili del fuoco, proprio rispetto a quanto si sta facendo per contenere gli incendi. E adesso proseguiamo con un'altra notizia di cronaca. Sta tornando alla normalità la circolazione ferroviaria fra Vasto San Salvo e Montenero di Bisaccia sulla linea Pescara-Termoli, sospesa dalle 3.45 di questa mattina fino alle 7.40 per un incendio divampato in prossimità della sede ferroviaria. Il transito dei convogli è ripreso dopo il nulla osta dei vigili del fuoco e i controlli sulla infrastruttura. Durante l'interruzione, due treni hanno registrato fino a 25 minuti di ritardo, mentre due intercity hanno maturato oltre 3 ore di ritardo. 5 treni regionali sono stati cancellati totalmente o in parte del loro percorso. Noi andiamo avanti adesso. La politica, il capogruppo del Partito Democratico in Regione Abruzzo, Silvio Paolucci, critica l'atteggiamento della maggioranza rispetto alla stabilizzazione del personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario. Vediamo le dichiarazioni di Paolucci. E i tanti precari che attendono dopo anni e anni, oltre 10 anni, un percorso per arrivare alle stabilizzazioni, vedranno preclusa quella strada perché questo emendamento svilisce la norma che avevamo inizialmente presentato. Voglio ricordare a questa giunta così ferma che sono rapidissimi nell'aumento degli stipendi, 2,7 milioni di euro in più per il management e i dirigenti, crescono
enormemente le attese, oltre 150.000 prestazioni in lista d'attesa, e quando si tratta di favorire la stabilizzazione e l'internalizzazione di tutti quei lavoratori che lavorano con il mondo delle cooperative e quindi con appalti esterni e che spesso sono costretti a lavorare in condizioni davvero critiche, ecco, quando si tratta di dare una risposta vera per loro, alla fine non ci arriviamo, perché questa maggioranza non vuole arrivarci. Noi abbiamo presentato una norma chiara su questo aspetto, anche a valle in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Lazio, che dava ragione alla Regione Lazio rispetto a questa norma. Ecco, nonostante ci fosse una sentenza chiara della Corte Costituzionale, hanno detto no e con un emendamento hanno profondamente stravolto e non arriveranno a cogliere l'obiettivo che volevamo. Anche domani in aula ripresenteremo il testo per fare battaglia fino in fondo. Adesso ci spostiamo a Chieti. Torna a prendere vita lo spazio della Civitella, che dal 17 di agosto e fino all'8 di settembre ospiterà la rassegna Le Notti del Marrucino. Vediamo di cosa si tratta nel servizio. 18 appuntamenti fra prosa, cinema e concertistica per la rassegna Le Notti del Marrucino, che animeranno dal 17 di agosto all'8 di settembre lo spazio della Civitella di Chieti. Il sindaco Umberto Di Primio e il presidente dell'istituzione teatrale Cristiano Sicari hanno parlato di uno storico accordo con la soprintendenza, che ha di fatto spalancato le porte di un'area che torna al servizio della città e, in un periodo di distanziamento sociale a causa dell'emergenza Covid, dimostra tutta la sua valenza. La struttura, infatti, consentirà ben 700 posti a sedere e sarà in grado di accogliere anche spettacoli di grande richiamo. Il Teatro Marrucino diventa l'espressione più alta della vivacità della nostra città, in un momento in cui abbiamo bisogno di fiducia e abbiamo anche bisogno però di espressioni credibili della nostra cultura, e credo che questi siano gli elementi più importanti, cioè una città viva che però vive sulla credibilità delle proprie istituzioni culturali. Il tutto grazie a uno sforzo straordinario del Teatro Marrucino. Devo ringraziare anche la direzione del Polo Museale per l'Abruzzo, che ha messo a disposizione l'anfiteatro della Civitella, ma soprattutto devo ringraziare il direttore amministrativo del Teatro Marrucino, quello artistico ovviamente, e il presidente Cristiano Sicari, perché hanno profuso uno sforzo straordinario per consentire a noi tutti di poter godere di questi spettacoli in modo assolutamente sicuro. Distanziamento sociale, igienizzazione prima, sanificazione degli spazi dove verranno svolti gli spettacoli, ma soprattutto tanta garanzia anche per coloro che gli spettacoli faranno. L'istituzione teatrale, fra l'altro, ha posto particolare attenzione alla politica dei prezzi proprio per agevolare la fruizione degli spettacoli. Abbiamo fatto uno sforzo importante su questo, abbiamo pensato che il lockdown, la situazione di questo momento non consentisse di mettere prezzi che avremmo dovuto mettere, e quindi abbiamo scelto di fare prezzi più bassi possibili. Si parte da 3 euro a spettacolo per i film, a 22 euro per gli spettacoli di prosa e per i concerti più importanti. Naturalmente è bene ricordare che per i concerti avremo un concerto dell'Orchestra Sinfonica che terrà una sessione in memoria del maestro Morricone, e poi avremo naturalmente la presenza di Ettore Bassa, Lino Guanciale, Paolo Fresu, insomma a prezzi veramente popolari, e siamo certi che questo sarà apprezzato dalla cittadinanza. Stiamo mettendo in moto la prossima stagione 2021, che terrà conto inevitabilmente della decretazione d'urgenza che il governo via via viene rappresentando, ma sicuramente faremo 2 spettacoli di lirica come previsti da cartellone, ovviamente tenuto conto che dovremo ridurre cori, musicisti, ma non ci fermiamo e anzi rilanciamo con la possibilità di avere uno spettacolo anche al Teatro di Foggia. Adesso lo sport, calcio di Serie B in primo piano. Ieri mattina il Pescara ha ripreso gli allenamenti per preparare i play-out contro il Perugia. Intanto sale l'attesa per l'udienza del Trapani davanti il collegio di garanzia del CONI. Per il club siciliano è una settimana complessa, perché il Tribunale delle Imprese si pronuncerà sul procedimento avviato dalla vecchia proprietà. Facciamo il punto con Andrea Costantini.
Meno due giorni all'attesissima pronuncia del CONI sul ricorso del Trapani, un verdetto attraverso il quale passa il destino del Pescara, che in caso di rigetto si giocherebbe la salvezza nel doppio confronto con il Perugia. In caso di accoglimento, anche parziale, sarebbe retrocesso in Serie C. La partita che la società siciliana gioca nell'udienza di giovedì pomeriggio ore 15:30 fa leva sulle cause di forza maggiore legate all'emergenza Covid-19 che, secondo la linea difensiva, avrebbe impedito di effettuare il totale pagamento di stipendi e contributi di gennaio e febbraio dei tesserati entro il termine perentorio del 16 marzo. Un fattore però che non ha fatto presa sui collegi giudicanti dei due organi endofederali. Già in primo grado il Tribunale Federale Nazionale ha rilevato come il versamento degli emolumenti di febbraio sia stato eseguito il 17 e il 20 marzo e neanche integralmente. Ha valutato insussistente e non provata la causa di forza maggiore, anche perché gli emolumenti maturati fanno riferimento a periodi pre-Covid, quando dunque la società poteva effettuare la provvista di liquidità per i pagamenti. Tuttavia il TFN ha penalizzato il Trapani di un punto, poiché ha tenuto conto, si legge nella sentenza, della situazione contingente nella quale la violazione è stata commessa e il successivo ravvedimento, benché parziale. In secondo grado la Corte federale ha portato a due i punti di penalizzazione, ha confermato l'assenza di prova della causa di forza maggiore e ha osservato che il codice di giustizia sportiva è chiaro, il mancato pagamento comporta almeno due punti di penalizzazione. Il collegio difensivo del Trapani, diretto dall'avvocato Edoardo Chiacchio, si è arricchito dell'accademico Guido Alpa, emerito di diritto civile e mentore del premier Giuseppe Conte. A lui il Trapani chiede di individuare le strade per convincere il collegio di garanzia del CONI ad eseguire un giudizio di legittimità che sovverta quanto espresso dalla Corte federale. La vicenda richiama vagamente quella del mancato totale pagamento degli stipendi entro i termini del Sant'Arcangelo nella primavera 2018. Lì in primo grado il club romagnolo fu addirittura prosciolto a sorpresa dal TFN, ma fu punito in secondo grado dalla Corte federale con due punti di penalizzazione. Una sentenza che mise in salvo il Teramo e condannò il Sant'Arcangelo ai play-out col Vicenza, con successiva retrocessione. Anche in quel caso la società romagnola provò a dimostrare una causa di forza maggiore dovuta a responsabilità del professionista a cui era stato dato mandato di effettuare i bonifici. Non bastasse il CONI, in casa Trapani si attende un altro verdetto in questa settimana. Come riporta il Giornale di Sicilia, il Tribunale delle Imprese si dovrà pronunciare sul procedimento avviato dalla vecchia proprietà nei confronti della nuova, la quale non avrebbe ottemperato ai pagamenti pattuiti in base all'atto di cessione sottoscritto a giugno 2019. C'è il rischio che la vecchia proprietà targata FM Service riabbia indietro il club siciliano, che ora fa capo ad Alivision dell'imprenditore romano Fabio Petroni, ex presidente del Pisa di Gattuso. Uno spaccato complesso in cui si inserisce anche la messa in mora dei giocatori alla vigilia del match di Pisa. In tutto questo contesto il Pescara spera e proverà a inserirsi nell'udienza di giovedì col proprio legale Nicola Lotti come parte controinteressata. La squadra ieri mattina ha ripreso ad allenarsi al Poggio in vista della gara d'andata di lunedì prossimo allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Perugia. Mancheranno Balzano e probabilmente Del Grosso. Bojinov invece è rientrato in Bulgaria ed ha chiuso anzitempo la sua infausta esperienza in biancazzurro. La Serie C adesso. Dopo i dubbi degli ultimi giorni, il presidente del Teramo, Franco Iachini, ha sciolto la riserva iscrivendo regolarmente la squadra al prossimo campionato. Decisione maturata ieri sera e annunciata questa mattina in una rapida conferenza stampa nella quale ha spiegato, leggendo un comunicato, i motivi della scelta. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. In questi ultimi due giorni ho ricevuto tantissime attestazioni di stima e incoraggiamento da parte di tantissimi tifosi, quelli veri, quelli con il vero cuore bianco-rosso, che mi hanno spronato a non mollare, anche chiedendomi cosa potessero fare loro per aiutarmi. Sono stato contattato anche da imprenditori e istituzioni che hanno capito il mio appello e mostrato considerazioni per quanto ho finora costruito e fiducia in quello che ancora potremmo regalare alla nostra città. Naturalmente ho ricevuto anche attacchi e critiche, ma per fortuna provengono dalla solita minoranza becera, il cui modus operandi negli anni non cambia e non cambierà mai. Accetto le critiche perché da esse si possono trarre sempre spunti di riflessione.
ma stigmatizzo con forza le modalità becere con cui opera una certa parte di tifosi. Ripeto, sempre la solita. Perché gli attacchi personali, le offese e le prese in giro sono solo uno sterile esercizio di personalità non abituati a confrontarsi con correttezza e lealtà. Ieri sera ho deciso di iscrivere la nostra squadra al campionato di Serie C. Voglio continuare a regalare un sogno ai nostri tifosi e voglio essere fiducioso che quanto abbozzato in questi giorni in termini di aiuto alla società possa tradursi in realtà. Torno a ribadire che il mio chiedere supporto deriva solo ed esclusivamente dalla consapevolezza di aver ricostruito una società sana, sottolineo sana, e per cui sono state gettate le basi solide per una crescita a lungo termine, e non vorrei mai che questo progetto potesse andare in sofferenza. Grazie. È tutto per questa edizione del TG6 che torna alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Da parte mia, l'augurio di una buona giornata.